Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una scoperta abbastanza prevista, ma in attesa da Alex, ovviamente. Però, devo essere sincero, la scorsa puntata abbiamo avuto un bel po' di problematiche con la missione finché non ho pensato al metodo. Perché uno, in questi casi, pensa sempre al modo più efficace per riuscire a completare una missione, mai a quello più semplice. Però guarda, allora, non voglio fare il polemico del cazzo, però guarda il traffico, come in un gioco per PS3 funziona bene, ma soprattutto come è fluido nel movimento. Guarda qua, gira e gira, va sopra e va già dall'altra parte. Cioè, wow, in un gioco PS3. Dov'è il robot? Sì, e chi ti raggiunge là? Comunque dicevo, dobbiamo andare a farci liberare da questo parassita che ci sta impedendo di utilizzare i poteri e che ci ha reso la scorsa puntata un inferno veramente terribile. Tra l'altro, la scorsa puntata, la sorella di Alex ha scoperto che lui ingloba le persone e fino ad ora non si è fatta nessuna domanda lei. Non vorrei veramente dire nulla. Non vorrei dire nulla sul fatto che la sorella, tanto intelligente, e poi non si chiede com'è che Alex ottiene queste informazioni, nonostante in teoria non sia se stesso. Ma va bene, cioè, non facciamoci domande. Allora, dottore, le devo chiedere di rimuovere sto schifo dalla mia schiena. E se per favore mi aumenta i poteri, mi fa anche felice. Raglan! Raglan! Aiutami, ti prego! What's happening to me? They know you carry the infection. They might be using you to produce an antivirus. Mava? If you learn what it's doing, maybe I can find a way to help your biology reject it. How? Cut off its food supply. E quindi, cioè, cosa devo fare di concreto, dottore? Togliendogli il nutrimento, come? Trasporto per Raglan, individuo e ruba un carro. Allora, dove lo possiamo trovare? Dobbiamo rubare un carro. Ma uno qualsiasi, un carro armato. Fermo, fermo. Direi qua. Ecco. Trasformiamoci in soldato. Non facciamoci vedere. E ha schiacciato una macchina. Per favore mi faccia entrare. Ok, carro trovato. Raglan, venga con me, per favore. Ecco fatto. Oh, però di punti in sto gioco se ne fanno un bel po', eh. Certo, comunque non costano poco. Però non costano neanche veramente troppi potenziamenti di questo gioco. Ecco fatto. Ho fatto un attimo una manovra per almeno andare dritto. Alla base militare abbandonata che si trova qua a destra. C'è troppa gente in giro. C'è troppa gente in giro. Come fa uno a passare con un carro armato senza non ucciderne qualcuno? Come dovrei fare? È colpa vostra. Toglietevi dalla strada. Capisco le macchine che bene o male, sai com'è, sono grosse, è difficile non beccarle. Ma almeno voi spostatevi dalla strada. Vorrei tirarlo giù questo elicottero, però eviterò per non attirare l'attenzione su di me. Oh, calmo, che fai? Pazzo malato. Impara a guidare, stronzo. Maledizione. Mancavano solo i miei colleghi che mi vengono addosso con gli altri carri armati. Io intanto me ne levo e me ne lavo le mani anche. Ecco fatto.
Looks like someone got here before us, Doc. Già, sembra che qualcuno sia arrivato prima di noi. Con i furgoni che volano, tra l'altro. Allora, aspetta che faccio manovra. Se riesco, ecco, a passare. Grazie. Ecco fatto. Obiettivo completato. 10.000 punti. Immagino dovremmo proteggere il dottore. What is that? Just ignore it. I'll deal with it. This won't take long. Just give me some time. Figa, 4 minuti dobbiamo resistere. They're coming. Punti evoluzione, nuove migliorie disponibili, accedi al menu, poteri, boss, abilità. Sì, grazie. E come li uso che non ho più i miei poteri, stronzo? A meno che non abbia qualcosa nelle armi. Abbiamo lanciarazzi, maggiore efficienza. Ok. Ma devo consumare qualcuno che me lo faccia fare. Peccato che non so dove si trovino. Allora, questo è stato un ottimo colpo. Minchia! Che volo che si è fatto quello. Ma appaiono dalle fottute pareti. Bastardo. Help me! Allora, via da qua. Lo so che sono qui, Beccatelo in faccia. La mossa migliore in realtà non è combatterli, è lanciarli via. Aia! No! Quelli giganti no, però. Tu no, però, dai. Tu non me lo aspettavo, saresti arrivato. Jesus, get this thing away from me. Tieni via da me. Non so se hai visto quanti sono. Mi serve un fucile. Allora, il lanciagranate è buono. Purtroppo fa anche danno al muro. Oh cacchio, arriva quello grosso. Help me. Dai che ce la facciamo. Fatto. Ecco fatto. Stop them. Via dal muro. Maledetti. Ma questo è rimasto incastrato nel terreno, poverello. Adesso arriva uno di quelli giganti. Ecco fatto. Get these things away from me! Ok. Help! Move your ass or I'm leaving you here, Ragnar! Stop them! Ok. E ce l'abbiamo. Help! Via dal muro! They're over here! Help!
Ecco fatto. Questa mossa è stata incredibile. Madonna, a saperlo prima la prendevo subito. Eccoli. Spammiamo. Ecco fatto. Fammeli prendere. Ecco qua. No, 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 via dal muro. Ecco qua, a posto. Let's get out of here. Devo liberarmi di tutti i nemici? Ok. Qui ce l'abbiamo fatta. Che succede? Oh! That's not good. Fantastico! Ottimo, ottimo, andiamocene via ora. Ok, ora cerchiamo come sempre di non attirare l'attenzione. Facciamo attenzione. Tentacolone. Tentacolone cattivo. Allora via, 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 via. Scappiamo dai tentacoloni. Cerchiamo di prendere tutte le strade ad angolo, così evitiamo le strade. Eccolo là. Ma io posso attaccarlo? No, 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 non cambiare visuale. Non cambiare visuale. Allora, attaccarlo posso attaccarlo, ma è troppo difeso. Ecco, lo sapevo. Meglio se me ne vado e basta. Ha usato la frusta, voleva prenderci. Meglio andarsene. Eccone un altro. Gira. Poi, proprio come design sono... sono proprio brutti, sono proprio cattivi. Si vede che sono una roba orribile. Ecco, prendiamo strade secondarie in cui i tentacoloni non dovrebbero apparire in teoria. Qua, aspetta, passa di qua. Qua. Ecco, così ho già evitato di dover girare più avanti. Ok, ci dovremmo essere. Ci dovremmo essere. Non dovrebbero apparire altri tentacoloni in queste parti. Vai, 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 vai. Eccone uno. Mi dispiace per te, ma io giro dall'altra parte. Vai, continua, dai che ci siamo. Adesso ne appare uno qua in mezzo. No, per fortuna. Ecco fatto. E siamo ritornati finalmente all'ospedale, sperando che il dottore abbia trovato qualcosa. Cioè, abbia trovato. Sting, I'll get this under a scope. Come back in a few hours, I'll have an analysis for you. Bravo, doctor. Adesso arriva un tentacolo e glielo oltrepassa. Allora, ammetto che la visuale in cui lui saliva le scale e è apparso il soldato, per un attimo ho pensato, adesso gli spara. Adesso gli spara, è finita. Oh, vabbè. Merda, sono ancora Alex, però aspetta. Voglio nascondersi un attimo. Ecco fatto. Sono un soldato, sono un soldato. Non badate a me. Ok, qua non dovrebbe vederci nessuno. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!